E adesso parliamo di 100 anni di industria, di storia italiana e comasca con la Lecler, la storia della famiglia Manucchiana che festeggia un importante anniversario, quello del secolo, appunto. 100 anni di storia italiana attraverso l'evoluzione della tecnologia e della chimica sono quelli festeggiati dalla Lecler, storica industria che opera sul mercato internazionale delle vernici fondata nel 1858 in Germania. I 150 anni del marchio sono stati celebrati 2 anni fa con il volume Vernici e Smalti dal 1858. Adesso la ricorrenza del primo secolo della propria vita tricolore è salutato con altri 2 volumi, 100 anni di Lecler italiana e la raccolta iconografica attraverso le immagini. Una trilogia frutto di una ricerca storica durata 3 anni, scritta dal presidente del gruppo Agop Manukian, che ripercorre non soltanto le vicissitudini dell'azienda, ma anche lo sviluppo della chimica italiana delle vernici, ricostruendone cambiamenti e innovazioni. Una storia che inizia nel 1910, quando i 3 gerenti, Giuseppe Brizzolara, Domenico La Regina e Alessandro Rizzi, acquistano dai proprietari tedeschi la filiale di Ponte Chiasso, aperta nel 1889, i diritti e il marchio. Da allora la proprietà resterà sempre italiana, a partire da metà anni 90 unicamente della famiglia Manukian, un secolo di storia sostenuto dai valori che l'hanno portato avanti. Di grande serietà, di grande impegno tecnologico, questo per anni è stato il valore premiante, a svantaggio magari anche di una più rapida commercializzazione delle nostre scoperte, è una valorizzazione delle doti personali. Oggi la Lecler conta oltre 500 dipendenti, 2 i siti produttivi a Como e Foligno, 4 le filiali europee in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. La crisi si è fatta sentire, basti pensare che il fatturato è passato da 105 milioni di euro nel 2008 a 80 milioni nel 2009, in ripresa il 2010, chiuso con 90 milioni di euro. Tra i punti di forza, l'internazionalizzazione. Noi operiamo in 50 paesi, quindi grazie a questa multispecialità e questa internazionalizzazione siamo riusciti in qualche modo a fronteggiare la crisi di questi anni. E un altro punto di forza della società è sicuramente l'organizzazione, ha un tessuto umano e professionale di altissimo livello.